Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale, edizione che apriamo con un servizio che arriva da San Donà di Piave, dove un dipendente ARPAV è stato scoperto che faceva shopping anziché andare a lavoro e per questo è finito nei guai. Vediamo. I militari del nucleo mobile della compagnia di San Donà di Piave lo hanno seguito e osservato per diversi mesi e adesso la Procura di Venezia ha comunicato la conclusione delle indagini a suo carico per truffa e peculato. Si tratta di un dipendente dell'ARPAV di San Donà di Piave, addetto a verifiche e accertamenti tecnici nel settore ambientale, che si allontanava ingiustificatamente dal posto di lavoro facendo falsamente risultare la propria presenza in servizio per l'intero turno di lavoro giornaliero. Le fiamme gialle lo scorso anno hanno accertato, con l'ausilio di pedinamenti e videoriprese, almeno 53 episodi di assenteismo, nel corso dei quali il soggetto, anziché svolgere le proprie mansioni, si dedicava ad attività di carattere privato, come recarsi al supermercato per fare la spesa, rimanere sovente a casa o girovagare in bicicletta per la città. Ad aggravare la posizione del lavoratore infedele è stato l'utilizzo, in 24 casi accertati dai finanzieri, dei mezzi di servizio di proprietà dell'ARPAV, sempre per scopi e finalità esclusivamente personali. Dopo lunghi appostamenti e pedinamenti, documentati da fotografie e video, sono scattate le perquisizioni locali presso gli uffici ARPAV di Mestre e di San Donà di Piave, nonché presso il domicilio dell'indagato. I militari del nucleo mobile hanno acquisito il badge, un computer e la documentazione inerente al servizio svolto dal lavoratore, per poi procedere all'audizione dei suoi superiori e dei colleghi di lavoro. Per rafforzare il quadro probatorio, i finanzieri non si sono però limitati unicamente alle videoriprese, hanno anche incrociato i dati emersi dai tabulati telefonici dell'indagato con quelli contenuti nelle sue attestazioni e relative all'attività lavorativa prestata. Tramite le celle telefoniche agganciate dal suo cellulare sono stati individuati i luoghi in cui si trovava effettivamente l'uomo, risultati diversi da quelli poi dichiarati al proprio ente nelle proprie scritture mensili. I sistemi usati dal furbetto del cartellino per allontanarsi ingiustificatamente dal luogo di lavoro, ribadiscono i finanzieri, erano diversi e applicati a seconda delle necessità. Nell'abbandonare il proprio posto, infatti, l'assenteista a volte non timbrava il badge marca tempo, né all'atto dell'uscita né all'effettivo rientro in sede, che avveniva poco prima della fine della giornata lavorativa. In altre circostanze, per non svolgere il turno completo, dopo aver intrapreso il lavoro in ufficio, di nascosto passava il badge segnando un'uscita, lo ripassava dopo circa mezz'ora, il tempo, ad esempio, di una ipotetica pausa pranzo, e si allontanava apparendo agli occhi degli eventuali presenti in uscita per fruire del pasto, e in realtà quest'ultima marcatura fungeva a documentare un fittizio rientro in servizio. L'assenteista si è quindi dimostrato guardingo e attento a non destare sospetti nei propri colleghi. Infatti, a volte, prima di abbandonare arbitrariamente il luogo di lavoro, attendeva che questi uscissero dagli uffici della sede di San Donà, per poi allontanarsi in sella alla sua bicicletta o con un mezzo dell'ARPAV disponibile. La Guardia di Finanza, al termine delle indagini, alle quali l'ente pubblico danneggiato ha fornito piena e fattiva collaborazione, così come nella consueta collaborazione prestata in ambito operativo in materia ambientale, ha comunicato alla Procura di Venezia 90 ore di assenze ingiustificate dal lavoro. Hanno appeso fuori di casa un cartello, non c'è più niente da rubare. Sono esasperati e preoccupati all'azienda agricola Panighel di Faè. Per tutta l'estate sono stati bersagliati dai ladri che hanno rubato le verdure coltivate nei loro orti. Adesso che la stagione sta volgendo al termine, sono passati agli oggetti. A mio papà hanno rubato il motocoltivatore, racconta Giulia Panighel. A me che faccio la promotrice di prodotti di bellezza, hanno portato via l'intero campionario. Inoltre vendo anche capsule per macchine da caffè. Ebbene, si sono portati via quelle oltre a 4 macchine. Sono tutti prodotti tracciati, ciascuno ha un codice identificativo. Una macchina da caffè poi è particolare, avendo i colori della squadra del Milan. Dunque tutta roba riconoscibile. Ma neppure questo li ha fermati. I ladri si sono intrufolati negli spazi dell'azienda a più riprese, portando via tutto quello che hanno trovato. E adesso giriamo pagina e parliamo di sanità nel Veneto orientale. L'ASL 10 ha siglato un importante accordo integrativo aziendale. Sentiamo.
Dopo mesi di intenso e proficuo confronto tra l'azienda USDHI, la nuova RSU e le organizzazioni sindacali, è stato sottoscritto un importante accordo integrativo aziendale che coinvolge oltre 2.000 dipendenti del comparto, infermieri e ostetriche, tecnici sanitari e personale della riabilitazione, operatori sottosanitari, personale tecnico e amministrativo. In un contesto generale dove l'ultimo rinnovo contrattuale nazionale risale a più di 7 anni fa, l'accordo assegna oltre 550.000 euro alle progressioni economiche orizzontali dell'anno corrente, che interessano circa 800 dipendenti. 3 milioni è invece l'importo del fondo destinato a finanziare gli incentivi annuali alla produttività di tutto il personale, mentre circa 500.000 sono le risorse che l'azienda utilizzerà per finanziare specifiche progettualità nel prossimo triennio. Anche dal punto di vista organizzativo sono state introdotte importanti novità. L'introduzione di un'indennità di terapia intensiva per ogni turno in pronto soccorso e il riconoscimento del servizio di reperibilità notturna e festiva per il personale dell'area informatica. Dal 2017 per i quadri che assumono rilevanti posizioni di responsabilità nell'organizzazione. L'accordo di questi giorni aggiorna inoltre il sistema di valutazione e di valorizzazione del personale, ora sempre più integrato con gli obiettivi aziendali e regionali, diventando così uno strumento di supporto alla crescita degli operatori stessi. Il sistema aziendale premiante riconosce infatti l'impegno e le capacità professionali dei singoli dipendenti, senza scordare però che in sanità i risultati si raggiungono attraverso il lavoro d'equipe e la cooperazione tra professionisti. Per questo motivo gli incentivi verranno assegnati secondo un mix equilibrato tra la valorizzazione della performance individuale e quella dei risultati di squadra. Questo accordo riveste una particolare rilevanza, osserva il direttore generale Carlo Bramezza, non solo per gli importanti contenuti e le risorse economiche messe a disposizione, ma anche per l'ammodernamento del sistema di valutazione del personale e perché attraverso una rinnovata sinergia con le organizzazioni sindacali si sono superate anacronistiche posizioni conflittuali per convergere in una nuova ottica di reale valorizzazione del dipendente, recuperando peraltro in pochi mesi oltre un anno di stasi dovuto all'assenza della RSU aziendale. Il documento siglato al tavolo sindacale prosegue ora l'iter di approvazione nell'assemblea dei lavoratori e verrà presentato al collegio dei revisori dell'USDECI per le consuete verifiche di legge. E ci spostiamo adesso a Venezia, dove un delfino è stato avvistato in laguna. L'animale molto probabilmente ha perso l'orientamento a causa della presenza del gran numero di imbarcazioni nel tratto di mare antistante la bocca di Porto San Nicolò e così si è ritrovato in laguna. Ieri pomeriggio verso le 14.30 è scattata la mobilitazione per cercare di riportare questo splendido esemplare di delfino in mare aperto. Dopo oltre 4 ore, però alle 19, l'operazione non si era ancora conclusa nonostante un massiccio spiegamento di uomini e di mezzi intervenuti in soccorso dell'animale. Il delfino è stato notato una prima volta davanti all'imbarcatero a CTV di Sant'Elena, successivamente è stata segnalata la sua presenza tra il Lido e l'isola della Certosa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, l'animale si trovava nello spazio antistante il canale dell'aeroporto Nicelli del Lido. I pompieri hanno immediatamente allertato i sommozzatori, arrivati con un proprio gommone, ma si è messa in moto anche una squadra di pompieri di Venezia ed una motovedetta della Capitaneria di Porto. L'obiettivo era quello di sospingere l'animale nel tratto di laguna antistante il canale del Nicelli fino al mare aperto. E adesso andiamo a Meduna di Livenza, ai nostri microfoni Arnaldo Pitton, presidente della cittadina Proloco, che sottolinea l'importante opera dei volontari dell'associazione Vera Anima, li definisce delle nostre iniziative. Sentiamo. Siamo con Arnaldo Piton, presidente della Proloco di Meduna di Livenza, alla festa di chi ha lavorato. Assieme al presidente ci sono due bellissime cameriere che hanno lavorato in questi 6 giorni. Com'è andata? Beh, è andata, diciamo, veramente, veramente bene, siamo contentissimi. Abbiamo fatto tutte le sere il pienone. E le nostre cameriere non saranno proprio contente perché hanno lavorato tanto. No, è una battuta, stanche ma contente anche loro sicuramente. Prossimo anno cosa pensate di fare? Beh, il prossimo anno pensiamo, come è un trend dagli ultimi anni, con gruppi particolari di alto livello, con ottima cucina, con intrattenimento fatto in una maniera giusta, puntiamo ancora a crescere. Ma è stato faticoso? Un po', ma si fa, non è difficile. Quando si prende il ritmo poi è sempre più semplice, cioè un continuo.
È la prima tua esperienza questa? No, cioè lavoro qua da ormai 4-5 anni, sì. Beh, complimenti presidente, penso che ha anche le due bellissime ragazze che gli dà una mano e ci rivediamo il prossimo anno. Guaia, complimenti soprattutto ai nostri volontari che ci mettono passione veramente a fare questo lavoro qua. Grazie a tutti voi e al prossimo anno alla festa del pesce azzurro. Don Alfredo Costa, 57enne, originario di Cavallino Treporti, è il nuovo parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Piazza Trento. La cerimonia di insediamento è avvenuta domenica scorsa alla presenza del patriarca Francesco Moraia e di un gran numero di fedeli. Ordinato prete nel 1983 dal patriarca di Venezia, cardinale Marco Cè, nei suoi 30 anni di sacerdozio è stato parroco in diverse comunità, compresa la vicina parrocchia di Santa Maria Elisabetta a Cavallino, mentre l'ultimo incarico è stato quello nella chiesa di San Marco Evangelista a Mira. Già da questi primi giorni di insediamento ha sviluppato un rapporto di forte collaborazione con i nuovi parrocchiani, tutto improntato sulla reciproca stima. E adesso ci spostiamo in riva alla città dell'Emene, dove è stata improntata una importante manifestazione, un mese dedicato alla scienza per tutti. Vediamo. Un mese dedicato alla scienza per tutti. La nuova proposta del Centro Culturale Altan Venanzio, sede della Biblioteca Civica Bettoni, è assolutamente inedita per la città e il territorio. L'iniziativa che prenderà via questo 28 ottobre ha l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica, portando alla conoscenza del grande pubblico, in forma facile e divulgativa, ma sempre scientificamente corretta, alcuni temi emergenti nel settore. La rassegna comprende iniziative per adulti e bambini, tutte ad ingresso gratuito. Il programma per adulti vede la collaborazione del Servizio di Divulgazione Scientifica della Università degli Studi di Trieste, che curerà sia l'incontro sul territorio a 40 anni dall'evento del Friuli che quello sul bosone di Higgs, come funziona il meccanismo dietro la celebre particella di Dio. Una giovane eccellenza portoghese, Lucio Danna, medico neurologo del King's College di Londra, sarà protagonista dell'incontro di sabato 5 novembre alle 17.30. Danna ha già ottenuto due premi prestigiosi per i risultati delle sue ricerche nella trattografia, una nuova tecnica per immagini che permette di conoscere più a fondo alcune patologie neurologiche, orientandone meglio la cura. L'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova sarà infine presente venerdì 11 novembre alle 18.15 con un suo ricercatore, Francesco Bonaccorso, che illustrerà caratteristiche e potenzialità applicative anche nell'ambito produttivo di piccole e medie imprese del materiale del futuro, il grafene. Il programma per bambini vede la scienza in scena nei due spettacoli di apertura e chiusura, 29 ottobre e 27 novembre, a cura di Davide Mellone, una giornata di laboratori, il 20 novembre, a cura di Tecnoscienza e due sabato di letture a tema scientifico con Livio Vianello. La crisi avanza per la prima volta in centro a Motta di Livenza, compaiono i crociard. Ieri mattina una persona senza fissa dimora è stata ritrovata in Piazza dei Grani, in pieno centro a Motta, sotto un portico, di fronte ad un negozio al momento vuoto. L'uomo dormiva a terra, approfittando di una rientranza della vetrina, per un letto un sacco nero dell'immondizia e per coprirsi un cartone. È stato notato dai gestori della gelateria alla loggia, che sono giunti per inizio dell'attività verso le ore 5.30. L'uomo ha continuato a dormire ancora fino al passaggio dei bambini del pedibus che stavano andando a scuola a piedi. In quel momento arrivavano i primi ambulanti che stavano parcheggiando in piazza, visto che ieri a Motta era il giorno di mercato. Nessuno lo ha svegliato, infatti l'uomo si è alzato verso le 7.30 prendendo le sue cose e andandosene a piedi. E adesso andiamo a Jesolo, dove registriamo un accurato appello del capo della polizia che chiede aiuto ai cittadini. Vediamo. Ha lavorato molto sul campo in realtà difficili come possono essere quelle del Sud Italia, crede molto nel gioco di squadra e nella collaborazione di cittadini. Ed ora, usando le sue parole, è pronto a mettersi in gioco in questo contesto per lui completamente nuovo. È Vincenzo Maruzzella, il nuovo dirigente del commissariato di polizia, ricevuto dal questore di Venezia, Angelo Sanna, da lunedì e vice questore aggiunto, subentrando al dirigente uscente Giuseppe Cerni, che attualmente sta frequentando il corso di formazione dirigenziale a Roma. Il dottor Sanna in particolare si è raccomandato di prestare la massima attenzione alle esigenze di sicurezza della cittadinanza, dando continuità all'impegno della polizia,
per raggiungere al meglio l'obiettivo primario, qual è la sicurezza dei cittadini. Di origini siciliane, dottor Maruzzella ha 52 anni, sposato, due figli, Simona di 22 e Stefano di 19. È stato un anno nella Marina Militare, il padre è stato ammiraglio, quale allievo ufficiale dell'Accademia Navale di Livorno, quindi il corso in polizia. Prima assegnazione alla questura di Cosenza, dove è stato per un breve periodo alla squadra mobile. Successivamente ha diretto il commissariato di Rossano. In Calabria ha ricevuto diversi riconoscimenti per essersi distinto nell'attività di polizia giudiziaria e per la lotta alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso. Dal 1995 ha prestato servizio alla questura di Taranto, ricoprendo diversi incarichi, tra i quali la dirigenza del commissariato di Grottaglie, e svolgendo importanti attività di polizia giudiziaria, ottenendo importanti riconoscimenti. Ha partecipato a diversi eventi, quali il G8 all'Aquila nel 2009 ed all'Expo 2015 a Milano. Ho deciso di rimettermi in gioco, le sue prime parole, e sono contento ed emozionato per questo incarico. Ha così incontrato anche il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, l'assessore alla sicurezza, Luigi Rizzo, il comandante della polizia locale, Claudio Vanin. Sono rimasto piacevolmente sorpreso della cultura della collaborazione, ha sottolineato, auspicando poi che questa collaborazione ci sia anche con i cittadini per affrontare assieme la piaga dei furti negli appartamenti. Per quanto riguarda il commissariato, è una struttura meravigliosa, credo che il contenuto sia ancora migliore. La sensazione è che sia un commissariato con belle professionalità ed ora facciamo squadra. Ricordo di essere una persona abituata a lavorare in silenzio, lontana dai riflettori, ma chiude con una promessa: non passerò anonimo. E andiamo adesso a Noventa di Piave per i 40 anni dell'azienda, porta i dipendenti e le rispettive famiglie nella sua Sicilia. È un po' un sogno che si realizza, quello di Rino Liborio Galante, fondatore della Metal Galante, azienda famosa in tutto il mondo per le sue autobedoniere autocaricanti fuoristrada, fondata nel 1976 e che esporta il 99% del proprio fatturato di quasi 18 milioni di euro con una presenza in 157 diversi paesi. Il sogno di portare tutta la propria azienda a conoscere Sommattino, un piccolo paese in provincia di Caltanissetta dove Rino Liborio è nato, quindi si avvera. E così, in occasione dei 40 anni dell'azienda e dei suoi 70 anni, il buon Rino Liborio, che è affiancato dai figli Massimiliano e Manuela, ha caricato in aereo i 43 dipendenti e le rispettive famiglie e li ha portati a scoprire Monreale, i mercatini tradizionali di Palermo, la sua cattedrale normanna, i palazzi arabi e così via. Perché il senso di famiglia in questa azienda è molto forte, come il valore della persona. Bene, dopo questa notizia vediamo un nuovo scatto dal territorio. Fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, termina qui l'informazione per quanto riguarda il telegiornale del Veneto Orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.